Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi continueremo la nostra avventura su Europa Universalis guardando un pezzo, guardando uno spezzone della nostra live su Twitch. Con l'occasione approfitto per indicarvi il mio canale in descrizione e se avete voglia di venirci a seguire in diretta e quindi di prendere mano direttamente alle decisioni e a dove andrà la nostra partita, potete seguirci in live. E con l'occasione vi ricordo di mettere mi piace al video, di commentare con i vostri consigli e di condividerlo con i vostri amici. Quindi, detto questo, vi lascio all'episodio e a presto. Eccoci qui. Allora, riprendiamo la nostra schermata e facciamo un po' il punto della situazione. Allora, qua abbiamo detto che abbiamo innanzitutto, siamo ancora in guerra con Gazimuzuk e con la Grande Orda. Abbiamo qua, le conquiste verso Elhasa, poi adesso le vediamo una volta entrati in partita. Vediamo come sono messi. Allora, qua i Ming stanno esplodendo. Quelli qua hanno già, sì, già liberato due posti e sono ancora sotto i ribelli, quindi qua stanno piano piano esplodendo tutti e stanno anche perdendo la guerra contro Shun, ok. Qua invece Bucarà, vabbè, ha solo un ribelle, ma non è un problema. Questi lo dobbiamo tenere come alleato per tutta questa zona qua, potremmo anche dargli in pasto. Magari un po' di Chagatai e Oirati una volta che saremo arrivati anche noi in questa zona. Prossimi obiettivi quali sono? Allora, innanzitutto controllare gli ottomani, provare ad allearci la Moscovia, adesso vediamo come siamo messi, e valutare Polonia-Lituania se potranno sempre essere un valido alleato anti-ottomano. I Mamelucchi, vorrei attaccarli, ma ho paura di farlo subito per non lasciare troppo spazio poi agli ottomani. Però vedremo un attimino, magari potremo provare a tagliare su di qua e a creare una divisione in modo che così gli ottomani non possano più conquistare, anche se potrebbero passare qua da Cipro, però magari tagliando qui gli tagliamo fuori un pezzo di territorio e poi non possono più andare a conquistare territori. Allora, in quel caso poi potremo occuparci tranquillamente dei Mamelucchi. Mentre anche qua in Medio Oriente, sì, in Medio Oriente, nell'Arabia, sicuramente questa zona qua la dobbiamo prendere e vorrei anche fare un salto qua sotto verso l'oro dell'Africa, del Corno d'Africa. Che altro? Qua invece in India, allora, noi attualmente siamo alleati di Bahmani, che non è fortissimo, ma non è neanche particolarmente scarso, potremmo vedere se sostituirlo con Vijayanagar o comunque se è sufficiente. Il problema principale è Delhi, che è molto grosso, ma magari con anche il loro aiuto e quello di Bukhara possiamo fare una guerra e dargli una bella botta. Innanzitutto cercheremo di spostarci qua prendendo il Baluchistan e magari vediamo il Khorasan quale altre province ha per poi annetterlo e valuteremo altri vassalli. Ora andiamo a vedere, innanzitutto facciamo partire la nostra partita e andiamo a vedere prima di tutto quali guerre abbiamo in corso. Ok, allora abbiamo la guerra con Al-Hasa e Al-Dawazir che dovrebbe essere questo qua sotto, ok, quindi questa a breve finirà e qui avevamo detto che non avremo liberato nessun vassallo, giusto? Qua non ce n'è, qua nemmeno perché volevamo inizialmente liberare Al-Hasa, ma poi l'hanno ricreato. Hormuz ha tutte zone nostre, quindi non ci interessa. Vediamo un po' che cosa si potrebbe creare qua. Anche questo, Medina, no? Molto piccolo. In tutte province piccoline che attualmente non ci interessa. E Giazza anche è poca roba. Qua nello Yemen non c'è niente di interessante. Allora no. No,
No, anche Aden ha solo giusto quattro province, non ha assolutamente senso andare a fare un vassallo per dargli quattro province in pasto. Etiopia è una buona idea, sicuramente qua sotto, andare a ricreare l'Etiopia. E quindi potremo sbarcare, prendere queste 3-4 province qui, prendere Angot e qua liberare l'Etiopia che fornisce un bel po' di reconquest, oppure Adal. E anche Adal è bello grosso, eh? Adal arriva fino lì, fino ad Agabur, e di qua fino al confine con Caffa, e risale fino a lì, ok? Mentre Etiopia va più al centro. E sono tutte e due molto interessanti. Solo uno dei due ovviamente è da fare, probabilmente farei l'Etiopia per ora. Però vedremo. E qua invece sicuramente non c'è niente perché questa è tutta zona mameluca, quindi assolutamente non è importante. O meglio, non ci sono altre rivendicazioni. Beja non è malissimo, non sono tante, però non è una brutta zona. Ok, quindi, mentre qua abbiamo visto che non è che ci sia neanche qua granché, mi sembra, cioè Sindh, ma non è grande, a parte che. Qua cosa c'è? Niente. E qua qualcosina c'è, ma è tutto zona già indiana. Afghanistan qualcosa, però non credo di poterlo vassallizzare. Il totale è il 64%, volendo sì. Volendo sì. E il Khorasan ancora, ancora, però ce n'è ancora due lì. Ok. Il Khorasan qualcosina ancora ha. Benissimo, quindi anche qua poi vedremo. Timuride ovviamente la maggior parte è tutta zona nostra, quindi non ci interessa vassallizzarlo, e ha un sacco di roba anche il Zubukara, ma anche lì è un nostro alleato che ci terremo per un bel po'. Hormuz non sarebbe stato brutto vassallizzarlo, ma adesso non ci serve più perché tutte le zone le abbiamo bene o male prese. Quindi direi che per ora andiamo avanti e poi vediamo. Questa cosa è Fars. Al Fars non è male. Potrei in effetti, finita questa guerra, liberarlo per prendere tutta questa zona qua sotto dei Timuridi e continuare l'annessione. Quante alleanze abbiamo? 5 su 5. Ok, allora Polonia, Bukhara, Khorasan, Vassallo, Karakhanylu ovviamente e Pahmani. Allora, Karakhanylu che ha appena finito una guerra con gli ottomani, le ha prese parecchio e ha 21.000 uomini, ok. La Moscovia, vediamo se possiamo provare un'alleanza. Se ci liberiamo dalla Polonia è possibile. Quanto abbiamo qua già più 100 di migliorare, quindi siamo al massimo, però levata l'alleanza con la Polonia ci mancherebbe giusto 7. E non possiamo attualmente chiedere un matrimonio reale, ma basterebbe molto poco, quindi è molto probabile riuscire a allearci con la Moscovia, che ha 60.000 uomini. La Polonia, d'altronde, vediamo, ha sempre la Lituania? No. La Lituania si è liberata? No, non ha ancora partner della Polonia, e hanno in totale 38.000 uomini. Probabilmente potremmo provare a sostituirli con la Moscovia. Farli insieme è difficile. Anche se con un matrimonio ci si potrebbe anche provare. L'Ungheria invece, in caso, l'Ungheria levando la Polonia è comunque molto difficile. Però non abbiamo ancora migliorato la relazione. No, un po' sì, un po' sì. Allora, l'Ungheria è molto difficile. E altri alleati grossi attualmente non ne vedo. Castiglia immagino che sia altamente improbabile, infatti. Ah, perché siamo anche rivali. Quindi a sto punto potremmo provare a perdere la Polonia per prendere Moscovia. Probabilmente è più scarso a livello di qualità, ma comunque ha quasi il doppio degli uomini perché ne hanno 38. Vediamo. Che influenza ha la Moscovia? Ok, tutta questa zona qui, fino a qua sotto, ok. Questa è nostra, sì. E
Qua magari cercheremo di non conquistare troppo per non renderli, per non abbassare le relazioni con loro. Allora, vediamo un po'. Intanto abbiamo sempre un diplomatico lì e proviamo a migliorare, a farci un matrimonio, che è la cosa migliore. Magari gli diamo un atteggiamento amichevole. Okay. E vediamo se abbiamo, magari ce l'abbiamo già, reputazione diplomatica, ok. Qua abbiamo mica il malus dell'annessione, no. Ok. Qua possiamo chiedere convocare gli stati e facciamolo subito. Allora, Cartaglia deve essere sciita, vediamo dov'è. Ok, è una provincia nostra, vediamo se possiamo convertirla. Cartaglia è qua, ci vuole tantissimo. E cosa ci darebbe? Mantenimento della missione, ok, meno 20% e ci può stare. Un missionario che costa la metà. Non mi interessa granché uno di livello 3 perché le nostre finanze non sono mali, ma non così tanto da prenderci un livello 3, anche se costa la metà e quindi 7 come questo, però sono troppi. Oppure una produzione di 5, guadagniamo dei ducati. Ho un'autonomia superiore a 30. I gemmi guadagnano lealtà e uno sul valore fiscale. Questo potrebbe non essere male. Vediamo un attimino dov'è la zona è questa che ha attualmente autonomia 25. Quindi potrei semplicemente aumentarla di qua e guadagnerebbe uno di valore fiscale. Non è granché, però neanche le altre mi piacciono. Questa non volevo fare adesso dev, anche perché non ho delle tecnologie, delle istituzioni da portare. E comunque solo per Ducati. Questa non è malvagia, però non mi interessa adesso. Quindi direi che ci prendiamo questa e alziamo l'autonomia qua. Così la facciamo subito. Ok. Questa poi, volendo, è un'idea per quando dobbiamo chiamare l'istituzione. Questa ci dà le rivendicazioni, che un po' ce n'è, ma non così tante. Ok, direi. A livello, vediamo come siamo messi qua perché non me lo ricordo. Siamo tutte e tre avanti, ottimo. E come dottrine abbiamo influenze, quantità e religiosa. Religiosa è molto utile per arrivare a Deus Vult. Quindi influenza, quantità, ne abbiamo una per tipo. Ok, va bene. Qua siamo a 48, andiamo subito a insultare un rivale, vediamo se abbiamo dei rivali. Oh sì, abbiamo la Cassia in comune con la Moscovia, abbiamo trovato il modo di farci il matrimonio reale. Insultiamo la Castiglia. Ah, non ce lo dà. Non ci dà la dimostrazione di forza. Che altri hai? La Danimarca e la Polonia, però la Polonia è nostra alleata, la Danimarca non è nostra rivale. Insulteremo ugualmente la Castiglia, così da prendere il bonus con la Moscovia. E ora sicuramente ci dovrebbero dare anche la loro. Tanto questi li portiamo su. Il matrimonio reale, infatti. Perché avendo insultato i loro rivali, ci prendiamo un po' di relazioni con loro. Quindi. Ah, però Fede Ortodossa non consente matrimonio con altri gruppi religiosi, quindi niente matrimonio. Però a questo punto siamo a zero esattamente con per l'alleanza. E allora, qua vediamo, prendiamo 1,4, 1,4, 2,8 l'anno e perdiamo 2,5, quindi praticamente sale di 0,3. Allora, facciamo così. Intanto molliamo un attimo l'alleanza con la Polonia. E perché tanto non abbiamo neanche, volendo, tranne forse questa, guerra però in cui ce la possiamo portare velocemente. L'Austria non entra, interessante. La Polonia neanche. Quindi attualmente sciogliamo l'alleanza con la Polonia. Ah, qua sì, siamo in guerra, quindi dobbiamo finire la guerra. Ma quella probabilmente la finiamo anche abbastanza rapidamente, quindi andiamo a liberare i nostri territori.
Questo scendi qua sotto. Ok, guadagna 50 punti di potere amministrativo, sono ottimi. Andiamo a portare avanti. Qui cosa dice? Modificatore costo stabilità non mi interessa, ma intanto portiamoci avanti. Allora, qua abbiamo conquistato, andiamo su. Allora, in realtà la grande orda la si potrebbe anche vassallizzare. Delhi non è più un rivale, ok. Perché comunque la Grande Orda ha un sacco di rivendicazioni da queste parti, però tutte sulla zona della Moscovia, quindi non ci interessa. Quindi lasciamo perdere e magari le prendiamo solo soldi, eccetera. Probabilmente non andremo neanche a prendere territori per non appesantire la relazione con Moscovia. Andiamo a levare subito l'embargo. Poi, finita la guerra, andremo a mettere altri rivali. Allora, qua conquistato, scendi di sotto, poi andremo a liberare queste zone. Perdiamo 5 di potere diplomatico. Ok. Qua ci attaccano, va benissimo. Perfetto, dove vai? E a questo punto potrei anche inseguirti un pochettino. La Polonia, ok, è arrivato l'accesso militare. Vai ad Astrakhan, ci andiamo anche noi. Abbiamo finito l'assedio, ottimo, iniziamo a liberare però, andiamo su di qua prima. Anche tu hai preso e vai su di qua. Allora, tu inizia a scendere giù. Ok, questi sono quelli che abbiamo preso da Astra, che inizia a scendere giù a liberare questa zona. E intanto tu invece gira di qua e vai a fare quell'assedio. Allora, vediamo un po' come siamo. Il nostro re fa abbastanza schifo, ma non abbiamo ovviamente un erede. Quindi andiamo a... non mettiamo il re. Ecco, questo va bene, molto buono. Abbiamo un 3 di assedio, che è ottimo. Il Hasa vuoi la pace e te la darò dopo, direi. Mira qua per sicurezza. Quando arrivi il 18 agosto, probabilmente vinciamo uguale, ma è rischioso qua. Dipende come giriamo, un 0 ovviamente. Siamo arrivati, ottimo. Mettiamo tutto insieme e a sto punto abbiamo un 99. Vediamo se riusciamo a prendere già tutto senza fare altre battaglie, no? Ancora un pochino, coalizioni, solo Hormuz e i Timuridi, non me ne frega niente. Gira giù di qua, allora andiamo a liberare queste zone. Libera qui. E qui assedia, ok, va bene. Queste zone sotto ce le prendiamo tutte noi. E qua sopra, questa cos'è? Ah, sempre Gazimzuk, ok, va bene, non c'è problema. Ok, abbiamo preso questa, gira di qua, anche se sono montagne, noi siamo praticamente il doppio. E abbiamo anche nettamente più forza, abbiamo 20 in più di disciplina e mezzo punto in più di morale. Gira pure qua sotto. A riserve siamo messi molto bene. Questo è ottimo perché così possiamo andare avanti e picchiare senza grossi problemi. Ok, allora questi sono 7-4. Cosa sono? Montagne. Però sono i cavalieri della Grande Orda, quindi non dovremmo avere problemi. Ok, tu vai a liberare qui. Spezzati poi a metà e vai a liberare anche qua. Dove vengono in pochi, ok. Lui dove va? A Mascate, va bene. Alla peggio poi vai subito ad aiutarlo. Ok, allora teniamo le mille giusto per portare avanti l'assedio e poi vai a dargli una mano.
non è servita. Ah no, non è vero, è un'altra battaglia che è finita. Non è servita ugualmente, ma vabbè. Ok, allora. Liberiamo intanto tutte e due. Questo sta andando avanti l'assedio, ottimo. Ok, quindi questo viene qui, voi due unitevi. Ok, vai su a far fuori questi che sennò poi diventano ribelli. Ah, siamo in guerra con i mamelucchi? Con quale? No. Grande Orde, Nogai, ah, sono ingaggiati da Vasir, ok. Va bene, allora andiamo a vedere un po' adesso le pace. Al Davasir ancora non ce lo dà. Bene. E qui invece Nogai. Nogai esce sicuro, visto tutto quello che ha, no? È pieno di rivolte, ma non esce, non c'è problema. Ok, finito l'assedio. Teniamo sempre al... Ottimo, ottimo. Moscovia ci dà il cuoricino. E quindi una volta finita la guerra ci alleiamo anche volendo, tenendo la Polonia. Però la Polonia mi supererebbe poi il quantitativo di alleanze, quindi valuteremo. Per ora è buono intanto che Moscovia ci voglia bene. Ok, allora vediamo se possiamo chiudere questa guerra intanto. La Grande Orda esce sicuro. E direi che non prendo niente qua che tanto non mi interessa. Non ci sono centri del trade, c'è la solo Astrakhan. Quindi prendo tutti i soldi. E se non mi interessa neanche. No. Prendiamoci. Forse nella religione non mi interessa. Anzi, piuttosto che il trasferimento del trade, prendiamo di indirizzarlo. Ok. Quindi, via la Grande Orda. Vediamo un po' le altre guerre qua sotto. Prese queste due province. Queste due, unitevi. Ok, ora al Davasir. Quanto manca? 7. 7, 7. Allora. Devo liberare. Però non abbiamo dei territori persi. Come mai? Non ce la. Non te ne vai. El Hasa. Ah. O queste, no? Queste sono di Gazimuzuk tutte. Ah, questa. Questa è una zona loro, quindi mandiamo subito giù loro. E a sto punto tu gira. Ok. Probabilmente dobbiamo semplicemente aspettare che vada avanti la durata della guerra. E intanto liberiamo questa zona. Qua abbiamo, siamo saliti anche dimostrazioni di forza. Ottimo, siamo quarti? Benissimo, siamo quarti come... grandi potenze, ovviamente Moscovia ci ripasserà molto rapidamente, ma le altre siamo sopra ugualmente. La Polonia in effetti è qui. E noi quindi abbiamo per ora una sola grande potenza come possibile alleato, ovvero la Moscovia. Ok. Quindi proviamo ad andare sempre su di qua, a vedere magari di pigliare un po' di soldini qui. Qua c'è ancora, sì, c'è da... Ottomani di che... c'è il Montenegro, ma che bello. Per poco, ovviamente. Il Hasa no, te la faccio dopo la pace, perché prima voglio prendere tutto da Aldavasir. Meno 5, continuiamo ad andare avanti. E qui, invece, se Nogai esce così me ne sto, non esce. E allora andiamo a prendere prima qua e poi andiamo su. Allora, i nostri... Allora, gli eserciti, ne abbiamo uno qui e due qua insieme. Ok, questi due andiamo a liberare queste zone. Tu dove andresti, scusa? Vai a nord? Ma ti venga a prendere subito.
Allora, avanziamo verso il legalismo. Mi sembra di sì, infatti siamo al legalismo a manetta. Quindi prendiamoci il legalismo e 10 di prestigio. Ok, qua abbiamo preso, qui c'è ancora da prendere. Allora, tu dove stai andando? A Terek, allora torno pure indietro che tanto vai dove vuoi. Impatto espansione aggressiva a meno 20, penso che sia una delle cose più belle che ci poteva capitare. Prossimo mese giriamo di qua, ottimo, vai. Sì. Ok. Andiamo a liberare ora queste zone. Quanto ci manca di uomini da integrare? Solo 1000, ok. Dobbiamo probabilmente fare un po' più di truppe perché ne abbiamo veramente poche. Ne abbiamo 37, abbiamo forse limite quasi il doppio. Allora. Yazimuzuke vorresti una pace, però. Vabbè, mi dai abbastanza, vediamo, perché tanto queste province non le voglio per ora. Ovvero, ma due le posso, queste due le posso anche prendere in realtà. Perché tanto la Moscovia ora ci vuole bene e quelle due lì non mi sembra che le voglia, infatti. Quindi queste due le prendo. Quindi dobbiamo tirare fuori Nogai, altrimenti non ce la dà come pace. Ok. Liberata la provincia qua nel Khorasan, anche la seconda. Appena si libera anche qui. Perfetto, pompiamo Teheran, tu vai subito a... Però gira di qua. Vorrei provare a intercettare questo scemo qui. E poi andiamo a Nogai. Aldavazir c'è... Ah, ora sei a 100, perfetto. Allora. Quindi questa è la pace che vorrei. Ok, bene. Solo Ormuz ovviamente perché nel mentre abbiamo preso un meno 20. Poi gira intanto di qua dietro, tanto appena, ecco, un giorno solo e facciamo pace anche con Elhan. Prendiamo tutto, tutti i soldi. Ormuz e Timuridi va bene. Non possiamo fare nient'altro se non revocare una nazionalizzazione che ci dà tanto. Vabbè, 0,6 di prestigio, buttalo via. Perché ci costa 11 punti? Ah, ci sono alcune province che non abbiamo rivendicazioni per lo stesso, va bene. Ok, iniziamo a fare tutte queste nazionalizzazioni. Ok. E ora andiamo a tirar su Nogai, ovviamente, così levato Nogai 2-0 di assedio, preabilità nell'assedio, va bene. Tu ora ti vuoi spostare a Libizi, dove vai? Vabbè, se ritorni nell'Aldavazir a me va bene anche. Mi metto questi qua che ti aspettano. Ok, andiamo a riconquistare province. Un evento funesto, vediamo cos'è. Avere una legittimità non inferiore a 75. Ok. O avere una reggenza. Ok, va bene. Allora, probabilmente qua ci serve un erede. Progresso di 1 se abbiamo inferiore a 1. La sovraestensione almeno 10, ok. Numero di province in rivolta non meno di 10% e non ce l'abbiamo. Stabilità inferiore a 0 non ce l'abbiamo, ok. Quindi o pompiamola o facciamo subito la sovraestensione, la abbassiamo subito. Proviamo, quanto tempo ci vuole un pacco? 3 anni. E 3 anni si ribellano prima. Oppure penso che ci serva un erede. Dove stai andando te? Ah no, non sei te che stai andando là, vero? No, ok, perfetto. Tregua con Ormuz terminata, va bene. Tu sei quello che ha 3 di assedio, sì, perfetto.
Immagino che, guarda, arriverai proprio qua a Shaft. Così ti prendiamo. Ah, palude, palude, deserto, sono tutte schifo queste. Allora, 24 nobili in Ardabil. Modificatore fiscale o 1 stabilità? No, prendiamoci 24 nobili a sto punto. Ardabil, abbiamo la nostra bella capitale. Ed è anche montagna, perfetto. Quindi ci prendiamo questo attacco e poi ci spostiamo il nostro esercito principale qui. Ok, vai subito a Ardabil, speriamo di arrivare prima. Se no comunque non è un grosso problema, però. Ok. Allora, conversione, ottimo. La possiamo anche portare avanti, ci vuole 5 anni, sono un po' tanti, però iniziamo a convertire anche qui. Non stai andando perché... No, Moscovia, dacci un po' un passaggio per piacere. Ok, così facciamo in fretta. Voi nel mentre provate a venire qui, visto che sono 24, magari un po' di mano non fa schifo. Ovviamente ora ci sono i ribelli, ci tocca farli fuori anche i ribelli. Ottimo. Però viene anche il Corazon a darci una mano, grazie. Ok, qua ci siamo e a sto punto prendiamoceli. Eccoli qui, benissimo. Intanto portiamo avanti ancora queste conversioni. Allora, hanno poco morale, tantissima disciplina, ma ce la dovremo fare tranquillamente. Sì, anche se abbiamo girato uno zero, ce la facciamo ugualmente. Voi allora restate pure qui. Ok, perfetto, abbiamo perso tantissimi uomini, ma li recuperiamo. E qua portiamo avanti questo assedio. Così da buttare fuori Nogai. Ok, vabbè. Non è un enorme problema, uomini ne hanno proprio pochi. Ok, finito l'assedio di Nogai. Direi spostiamoci su, iniziamo a dividendoci a assediare dappertutto. Ok. Anche Nogai, che possiamo prendergli qualcosa, ma non credo. Sono tutti in o queste due qui. No, però non mi interessa. Non c'è neanche niente di interessante da liberare. Ok. Ora Nogai esce, però ne approfittiamo, allora ci prendiamo un po' di soldi. Abbiamo un tratto malcontento più 2, fa veramente schifo. Rompiamo l'alleanza, riparazione e trasferimento non ci arriviamo. Se non rompiamo l'alleanza neanche, allora andiamo ancora un po' avanti. Ok. Allora, voi intanto addestratevi e anche voi. Ok, vediamo se ora invece è possibile. Sì, benissimo. Ok, fuori. Tornate indietro qui. E ora ci prendiamo queste due zone, ci prendiamo tutti i soldi. Ovviamente non abbiamo sempre coalizioni contro. Bene. Allora, voi dove abbiamo detto che arrivate? Arrivate lì, benissimo. Qui, allora, Moscovia, subito l'alleanza. Bene, e questa è un'ottima cosa.
Anche perché immagino che la Moscovia vorrà spingersi anche un po' in qua, no? Non tanto, però dichiarerà poi guerra alla Lituania e poi andrà a scontrarsi anche lei ideologicamente con gli ottomani. Ok, allora. Ora andiamo a mettere un po' la terza rivalità, di certo non ci mettiamo né Caracoglio né Moscovia, salterei la Polonia per ora. L'Ungheria. L'Ungheria è proprio del tutto irrecuperabile a livello di alleanza, è abbastanza. Abbastanza perché ci manca 66, che è tantissimo. Se perde una relazione 46, ma è comunque troppo, quindi a sto punto. Ah, non ce la dà ora la Polonia, perché? Ah, perché siamo alleati della Moscovia. Quindi facciamo così. Intanto proviamo a migliorarti un po' le relazioni di nuovo quando abbiamo un diplomatico. E questo sta formando rete dove? Ah, Yemen. Bene. Qui no, avevamo visto che non c'era nessun vassallo decente da liberare. Quindi iniziamo a fare rivendicazioni, qua ce l'abbiamo già, sì. Qui no. E qui non abbiamo abbastanza punti. Quindi prendiamoci a questo punto l'Ungheria. Andiamo, abbiamo. Non abbiamo embarghi con nessuno, quindi li andiamo a mettere tutti e tre subito. Allora, Ungheria. Abbiamo una tregua. Ok. L'altra abbiamo messo Castiglia. Okay. E l'altro rivale, chi cavolo era? Ah, gli ottomani. Abbiamo messo, quindi andiamo a mettere un embargo anche su di loro. Non possiamo perché abbiamo una tregua, va bene. Ok, fanno partire subito i core, diciamo, delle province. E poi, allora, il Khorasan abbiamo detto che ha rivendicazioni ancora. Quindi Timuride e Afghanistan. E volevamo liberare un vassallo. Qui. Vediamo qual è la tecnologia che ci dà innovatività o innovazione, la militare. Andiamo ancora un pochettino avanti e poi vediamo. Qua abbiamo esercito in fuga ma stanno rientrando, va bene. Allora, noi adesso siamo a tappo, giusto? 5 su 5 e Bukhara me lo voglio tenere. Bahmani, quanti uomini hai? 21.000, non sono tanti. Vajanagar ne ha più del doppio, ma l'alleanza Vajanagar immagino che non ce la dia. No. E anche se recidiamo, quindi perdere. Malwa neanche. Però se lasciassimo Bahmani, sì, e questa già può essere una bella idea perché comunque ne ha 29 invece che 21. Però non rivaleggia Delhi, anzi ci ha alleato, quindi non me ne frega niente. Allora, no? L'unico saresti te, che comunque non hai alleati fortissimi. Oh, grazie Steu. Benvenuti a tutti. Cosa stavate giocando? Allora, tanto qua portiamo avanti sempre. Ciao Ste. Allora, questa per ora ce la teniamo e vediamo un po' come va. Venite dal motocross. Ah, beh, vabbè. Com'è andata? Vi siete divertiti? Avete preso delle straccionate per terra? Tanto qua portiamoci avanti, riscendiamo e vediamo un po'.
Quanto siamo qui? Abbiamo ancora un sacco di spazio, allora sì. Costa dei pirati, sì. Questa sì, invece. Ok, perfetto. Ok. Tanto abbiamo già il nome ora in verticale, non più per lungo. A sto punto abbiamo detto che potremmo liberare qui, ma se lo libero abbiamo un malus. Però per ora ci può anche interessare poco, perché alla fine abbiamo tanti... bene, i ribelli. Dove? Qui. Ok, andiamo a prenderli subito. Quindi tu vieni giù. Ok. Allora, intanto facciamo un po' di truppe, che sennò, come abbiamo detto, siamo troppo pochi. Abbiamo ora, guadagniamo anche un bel po'. Possiamo anche permettercelo. Voi siete insieme, ok. Vi porto giù perché sicuramente faremo una guerra da queste parti. Ok. Tregua terminata con i Timuridi e a breve li attaccheremo. Direi che l'idea sia quella di liberare... Ahia, no, questi 10 anni non mi va, sono troppi. Vediamo se riusciamo a trovare un... No. Per convertire. Proviamo a mandare via questo. Perdiamo ducati e potere amministrativo. E fino alla morte? Quanti anni ha? 36. Non è una brutta idea, ma il contento meno 2 che compensa questo. Sì. Lo prendiamo, che magari ci dà una mano. Ok. Allora, questi 11 li prendono loro. Loro li spostiamo in questa, anzi di qua, perché adesso dichiareremo ai Timuridi il Lorestan. È un vassallo del Timuride, ok, un erede che fa veramente pietà. Sei una bella serie di ultimi posti, 22esima. Beh, c'è tempo per migliorare anche in quello, dai. Allora, facciamoci un po' questi core, dai. E poi... Yemen ha dichiarato guerra ai Mamelucchi, ma sei serio? Chi ti porti dietro? Ah, con gli ottomani, grazie al cazzo, allora. Piace vincere facile allora. E dove, cosa conquisti? Scusa, ce l'hai qui, conquisterai Suakin. Vediamo. Per... No? Ah, questa zona qua. Eh sì, ci sta. Allora. Ok, questi vincono qui. Qua. Ecco, allora sono scese, sì, assolutamente. Bene, e abbiamo un'altra ribellione imminente. Dove? Dappertutto. Mettiamo di nuovo giù questi. Vediamo dov'è. Tutta questa zona qua. Allora, 5, 4, 5 e 7. In teoria dovrebbero uscire qui. Vediamo se abbiamo anche un leader migliore. Ora no. Schifo. Facciamo così. Diamogliene un altro. E questo lo mandiamo via a pedate. Questi 10 restano qua, sì. Questi 10 qua. Allora, facciamo un po' di... Miglioriamo un po' le nostre truppe. Portiamo questi a 15, 2 e 5. E questi anche, 15, 2, 5, e vediamo se le nostre finanze riescono a reggerli. Qua continuiamo a nazionalizzare. La Svizzera dichiara guerra all'Austria, ok. Questo va avanti.
La sovraestensione qua scende abbastanza rapidamente anche. Questo sale di 2 al mese, abbiamo detto. Di 1. Di 1 al mese, allora forse riusciamo anche a fermarla. Allora, c'è anche questa. Dopo ce la prenderemo. Perdiamo 1 di stabilità? No. O guadagno 3 di inflazione. Allora, vediamo. Inflazione. Tanto siamo nell'età delle riforme, questa non la voglio più. Allora, quanto costa tirar giù l'inflazione? Costa 74 punti amministrativi. Per 5 di inflazione a sto punto mi prendo uno di stabilità dopo. Quindi. Un peccato perdere il 3 di stabilità, ma fa lo stesso. Questo cos'è? Ah, che sei in corso reclutamento, ok, perfetto. Qui stiamo sempre portando avanti le conversioni. Qui 1 e 1, ci metteranno una vita. 1 e 1. 1 e 7, ok. Attualmente siamo sempre in positivo. Molto bene, di 7. Vediamo a fine mese. Visto che abbiamo arruolato un po', probabilmente un po' scenderanno. Ok, potrei tirar giù questo, ma adesso non mi serve. Questo. 6. 6 e 6, vabbè, va bene. Guadagnare 6 e 6 dopo aver truppato così va benissimo. Da quanto l'abbiamo fatti? Da 15, 2, 5, quindi 22. Richiama. L'alleanza non ce la dai e neanche immagino un matrimonio. Quasi però. Allora, volviamo verso il legalismo? Sicuramente sì. E a quanto siamo? 85 va bene. Questo c'è ancora, classi. Vabbè, migliorerai tu. Autonomia però locale superiore a 30 a tutta la zona probabilmente. Vediamo un po', che sia questa. Che sia tutta la zona. Tu quanto hai? Autonomia 25 e 6. Non te l'avevo già aumentata? Ero convinto di sì. Allora, ribelle lì. Andiamo a prenderli. Quindi 15, 2, 5. Qua dobbiamo fare 5 fanti. Tanto abbiamo ancora spazio, sì, ancora un sacco. E pigliati pure questa provincia, ma tanto arrivo subito. Qua non va bene. Li spostiamo tutti i posti del cazzo questo. No, no, no. Qui dovrei metterlo giù in quelle lupi. Oppure meglio ancora ti divido a metà, così rimani qua. Ok, a sto punto andiamo a liberare il vassallo che volevamo liberare, ovvero. Ma che schifo. E dov'è? Farse. Prima di far cagate andiamo a vedere la farsa, giusto? Sì, che è tutta questa zona qua, perfetto. Quindi andiamo a liberare farsa. Ok. E andiamo subito a far fuori anche il nostro erede che fa veramente schifo. Abbiamo fatto una missione, quale? Ah, quella di avere delle dipendenze, ok. Posto annessione diplomatica ci serve anche perché in realtà a breve completeremo tutte e due, quindi ce lo prendiamo. Ribellione va bene, tanto siamo subito qua dietro. Ok, vai a prenderlo subito e poi abbiamo detto che dobbiamo far fuori questo stupido erede che è veramente imbecciabile.
E poi attacchiamo i Timuridi. Timuridi con un po' di Reconquest. Allora, ne daremo di più a Farse, quindi farei Farse e a sto punto direi di prendere queste, gli Yasui. O Shirazze, dove è? Eccola qua, perfetto. Ah, i Timuridi sono gli alleati con gli ottomani. Molto male perché sono troppi. Noi potremmo portarci dentro un po' di alleati, ma siamo comunque meno. Allora, vediamo. Moscovia non entra perché non ci deve i favori. Bachmani non entra perché è lontanissimo. Quanto ti serve Moscovia per fare i favori? Tanto, perché a sto punto potremmo provare a entrare in guerra contro gli ottomani. Perché così entra solo questo, ma entrano comunque anche gli ottomani. No, si aspetta. Allora, nel mentre si attacca qualcun altro. Questo che è sempre vassallo Timuride, ok. Ormuz. Alleato con la grande orda, sì, non c'è problema. Ok, direi di spostare su questi e riportare questi invece qua a Bam e anzi a Jasper, che ci stanno entrambi. Ok. Perfetto. Tu spostati volendo qui. Quante navi hai? Ok, noi abbiamo una nave pesante e 6 galee, va bene, portiamole su. E abbiamo degli altri ribelli che escono dove? Sempre in questa zona, e sono già ribellati 2 secondi fa lì. Ok, li prenderà questo, immagino. Voi state andando avanti, a sto punto dichiariamo guerra a Ormuz. Grande orda, chi si porta? Nessuno. Ok. E voi andate qui. Benissimo. Tu hai un po' di assedio. Uno. Meglio che un calcio nel culo. Allora. Questi 11 aspettano l'arrivo il 3 febbraio e poi girano su anche loro per dare una mano e poi tornare indietro. E questi scemi qui invece vanno subito su. E anche loro li divido a metà. Questi vanno a fare l'assedio e questi a prendere qua. Sì, è quello da 3, perfetto. Allora, bene, presa intanto la provincia, vai su così gli dai una mano con l'assedio, visto che hai ancora 2 cannoni. Ok, poi vorrei dichiarare guerra anche qua all'Afghanistan. Con chi è alleato l'Afghanistan? Jaunpur, che di solito ha tanti uomini, infatti ne ha 35. Beluchistan, che invece è scarsello, ne ha 8. E a Bukhara. Molto male. Allora dichiaro guerra al Belucistan, che è dichiarato alleato con Afghanistan, Delhi e Gujarat. E c'hanno delle alleanze toste, 57.000 uomini. Facciamo così. Intanto questi li uniamo. Rivolta qua, valli a prendere subito. Dall'altra provincia, spostati. Allora, qui potremo, siamo a 100, prospetto, abbiamo preso Ormuz, ottimo, torna indietro. Benissimo, voi andate a ripararvi.
Allora, appena finisce questo assedio, finisce anche la guerra. Allora, gli ottomani qua stanno ovviamente spingendo come al solito. Bisogno di portarsi la Moscovia. Facciamo così, intanto miglioriamo anche le relazioni con la Moscovia. Voi avete sempre il 666, ma vaffanculo, guarda. Allora, questo è quando? Fra 340 giorni, ok, finito con l'anno nuovo lo faccio, però con un... Sì, va bene. Con l'anno nuovo non ci abbiamo neanche più la penalità e ci prendiamo l'innovazione. Qua per ora abbiamo un malus di 1, ma ce ne facciamo una ragione. Tanto siamo parecchio in avanti anche con i punti. Qua saccheggiamo. Ok. Siamo quasi a tappo con i punti, ma faremo tutte e due le tech con l'anno nuovo, quindi perché no? Allora, 999 ovviamente, e qui se ne prendiamo 10. Ok, va benissimo. Viviamo esattamente al massimo. Ok, sposta giù questi qua giù. E questi, no, ribellioni imminenti non ce n'è ora. Ok. Mi resta pure qua. Anche qui va bene. Eccoci qua. Allora, gennaio. Benissimo, quindi ci facciamo la tech militare dove ci prendiamo l'innovatività. La tech diplomatica normale, ok. Cambiamo. Cosa che dobbiamo cambiare? Non questi. Neanche. Allora, la fanteria cambiamo, perfetto. E questi li vanno a prendere, ok. L'assedio qua è finito, quindi torna indietro. Iniziamo a dichiarare le paci, quindi. I territori adesso te li potrei anche prendere quasi quasi. Come siamo messi con Moscovia? Direi bene. Però tu li vuoi tutti, giusto? Tutti e quattro, eh. E se io te ne prendessi due? O neanche. Non te li prendo, me ne sbatto, così almeno evito di incrinare i rapporti. Magari mi dai che cosa? Riparazioni, trasferimento del potere, anzi, indirizzalo direttamente, ok. Mentre Ormuz non mi serve come vassallo, vero? Beh, c'è questa zona del Belucistan che non è male, però questa è tutta mia. E l'ho praticamente già tutta nazionalizzata, quindi non te la do. Mi servirebbe per queste quattro province, ma qui vediamo un po' se c'è qualcosa di più interessante. No, però siamo a tappo come potere diplomatico, quindi non ti vassallizzo. È sparito.